la nostra salute. Ieri a 1 mattina c'era il capitale della vita e adesso invece discutiamo la nostra salute. Accendiamo lì. Riguarda la nostra salute, no? Il libro. Sì, prego. La salute, l'istanza del capitale. Ma ci sarà anche una stanza del capitale? La stanza in italiano fa mostra di sé anche in sostanza, come in istanza. Citazione: la salute come istanza di qualità. La salute intellettuale. Noi diciamo intellettuale perché non può essere mostrata. Si tratta di una stanza, come dire, celata. Citazione, apertura della parola, la stanza della parola, la stanza, la superficie, apertura e squarcio. Ancora citazione, la salute, il gusto ove il nutrimento è senza sostanza. In sunto c'è una stanza della parola che non può essere mostrata. E la salute è l'istanza, senza sostanza, ma che esige la transustanziazione. Una salus victis, nullam sperare salutem. Citazione sempre. Questa formula anticipa la transustanziazione. L'agnosi si esercita in questo modo. Il gusto viene completamente convertito nel sapore, che è il pettegolezzo dell'alimentazione. Fine citazione. Con la cifrematica, i sensi sono riportati nella parola. Già l'udito e l'orecchio, già la vista e l'occhio. Citazione, anche questi significanti, occhio e orecchio, possono essere sottratti alla mitologia. Già il tatto, che esclude il contatto e la contaminazione. Ora anche il gusto perde la coordinata cartesiana del sapore. Questo libro è il testo in cui non compare nessun accenno al discorso schizofrenico. Il discorso paranoico si mostra buon padre stringendo l'altro nell'abbraccio e si dice disposto a dare il sangue, ma dice il falso, giacché presume che chi abbraccia lo sosterrà e lo porterà come Enea portò il padre. E invece si sente il padre addosso, come se il nome prendesse corpo, e teme la contaminazione in un corpo a corpo. Citazione, nessun corpo a corpo, nessun incontro reale. Ma perché l'incontro non è reale? Nell'incontro, il contro si trova con un in, forse un dove, insituabile fuori, un dove non relazionale. Citazione, l'incontro, no, cioè citazione, scusate, contro. L'incontro non è l'ostacolo, l'ostacolo non sta, non dimora nell'incontro, l'ostacolo è la condizione dell'incontro. In ogni caso, ancora citazione, l'incontro non è dinanzi. Possiamo chiedere dunque l'incontro dove?
intanto appunto l'incontro non è dinanzi, sicché il terrore a fior di pelle sbocca a volte in una cerimoniosità orientale e così si passi il tempo a inchinarsi, ovvero nel pieno del cerimoniale occidentale a nascondersi e a manifestarsi tra afanisi e parusia, a togliersi e rimettersi il cappello. Il noli me tangere diventa la misura e regola della suscettibilità. L'enigma sta nella logica delle funzioni. Citazione: il privato dall'enigma della differenza. Fine citazione. Il cruccio degli umani sta nel pretendere il funzionamento dalla relazione, immaginando la funzione fallica. Così la schizofrenia. Il discorso schizofrenico si fa figlio nella relazione, ma mente e gioca al vampiro per svincolarsi dall'intollerabile abbraccio. Si fa punto di sottrazione, punto da cui succhiare il sangue dell'altro. La coppia dei discorsi psicotici si dà e si succhia il sangue a vicenda. Varrone scrive: dicitur facere a facie. Si dice fare dalla faccia. Il fare si dice dalla faccia. Potremmo ampliare. Sempre Varrone: qui facit imponit faciem. In italiano, chi fa ci mette la faccia. Fare è metterci sulla faccia, o per fare occorre metterci la faccia. Quanto il fare sia materiale è detto dal metterci la faccia o perderci la faccia. In francese il fare si trova in faire face, fare faccia, ma non alle difficoltà. Resta l'enigma del noi facciamo. Per via di citazione, per via di catacresi, noi facciamo. E noi facciamo non è due facce, come nel caso del coraggio, l'altra faccia della paura. Citazione questa. Per capire qualcosa della faccia ci interroghiamo sul volto. Citazione: l'imbranato è il professionista della nevrosi, l'idiota nel suo volto più umano, il tonto è il professionista della psicosi, lo stupido nel suo volto più umano. Ma dove è volto il volto nei due casi? Cioè, dove è volto il volto dell'imbranato, dove volge il volto il tonto? Cioè, nella psicosi, dove è volto il volto dello stupido nel suo volto più umano? Può non essere un caso che in italiano il volto valga il viso e la faccia. Ora, nel libro troviamo un'elaborazione, come sempre, sul volto, come in altri, in molti altri scritti. In breve, il volto è già volto, non si può volgere. E troviamo pure il viso, perlomeno in citazione, l'uno è diviso da se stesso. Invece il fare non è mai fatto, ma c'è la faccia. Il gusto è l'altra faccia dell'immunità, come pure, per via di catacresi, noi facciamo. Citazione: l'incontro è la soglia di ciò che si fa. Potremmo dire che l'incontro è la soglia della faccia? Il ciò che si fa allude alla faccia? Terrore o panico della faccia dell'altro, in Levinas.
In ogni caso, il suo visage è tradotto con volto. Visage, dunque terrore o panico del viso, viso, visage dell'altro. L'altro, sempre in Levinas, che gli viene incontro e ha scritto sul visage «non ucciderai». Sta proprio qui la formula del terrore o del panico del padre altro o del figlio altro, giacché sul volto dell'altro starebbe la non uccisione. Citazione, la relazione, sempre però da Levinas, la relazione con il volto, cioè con il viso, c'è la sua esposizione diretta senza difesa nella quale appare la sua nudità dignitosa. L'altro mi guarda. Il volto è il nudo nella peste, leggevamo, il nudo, insomma, e quel che sorge nudo dal pozzo sottolinea ancora l'alterità della maschera, ossia il volto. E la questione torna enunciati come la Cina ignora il nudo nella pittura. Il volto, meglio nel caso di Levinas, il viso, visum, e visto. Orfeo perde di vista ed occhio, e Euridice, citazione, perde di vista, cioè di visto, cioè di viso, visum. Orfeo perde di vista ed occhio, Euridice, citazione, egli è tutto concentrato su Euridice, serba un bellissimo ricordo, è sempre lì, volto con la testa all'indietro a cercare Euridice. Dobbiamo leggere volto con la testa all'indietro, ma questo volto è scritto senza l'accento grave e potremmo anche leggere Orfeo volto con la testa all'indietro. Orfeo un volto con la testa all'indietro. Anche nel mito, come diremmo in cifrematica, Orfeo procede dall'ombra, risale dall'Ade, dal regno dell'ombra, sale con alle spalle l'ombra di Euridice. Ormai prossimo alla superficie, dubita che alle spalle Euridice non sia l'ombra, o spera insomma che non sia l'ombra, e sbircia per verificare, ma la legge di Ade conferma che alle spalle c'è l'ombra. Dove incomincia e dove volge il giro di Lacan, che presume di fare il morto, di fare del morto l'analista? In cifrematica l'altro ride, il riso dell'altro è il solo modo, forse in certe fantasmatiche, perché non risulti mostro. Il mostro non era mai visto in volto. In altri tempi valeva nell'incubo come analista il mostro. Quello che già un tempo era il mostro, ora fa il morto. Valeva allora l'inconscio schreberiano. Lui mi odia. Ma appunto non odiava lui. Non si volgeva, non mostrava il volto. E il volto poteva solo immaginarsi nel terrore. Non si voltava, in questo stava l'odio. Se potesse guardarmi capirei che mi odia, ma con me non può stare faccia a faccia.
Dove sta lo sguardo? Se fosse visto il volto, lo sguardo sarebbe la medusa. O io o lui, lui mi vuole morto, ecco il terrore. Se lui vuole la mia morte, meglio sia lui il morto. Non più mostro, solo morto. Lui non veniva a patti, non era materno, non era un Orfeo che si volgesse benevolo a guardare. Citazione, Orfeo è tutto concentrato su Euridice, è sempre lì, volto con la testa all'indietro a cercare Euridice. Anche Orfeo risulta una delle figure del capitano, ancora una volta senza direzione, con la testa rivolta alla scia della nave. Curioso fantasma quello della sottrazione dello sguardo. È il morto che sottrae lo sguardo? Fantasma di sottrazione del punto di sottrazione. O fantasma di fuga senza punto? Citazione, taluni nell'avanguardia hanno ritenuto che i mali e i beni dovessero stare nell'opera d'arte. Quando il terrore nel fantasma dello sguardo nasce l'avant-garde con la sua raccomandazione di guardare avanti, rivolta per dileggio a chi non può affatto guardare indietro. Citazione, se potessi tornare indietro, come farei? E già sono indietro. Già rimando. Citazione, la vita non ritorna, non è reversibile. Che cosa hanno a che fare l'indietro e il ritorno? Citazione, i visionari sono passatisti, hanno la testa rivolta all'indietro. Lui mi mostrava le spalle, andava solo avanti, era strutturalmente incapace di volgersi indietro. Il paradosso era nel ritorno indietro, ma senza voltarsi, senza volgersi indietro, come Orfeo. Citazione, occorre la direzione per non girare in tondo e a vuoto, per non stare a voltarsi sempre indietro. Di fatto, mai nessuno ha elaborato esattamente questo retro, attribuito da Virgilio a Euridice nelle Georgiche, en iterum crudelia retro fata vocant. È proprio strano, Orfeo si volta indietro e indietro invece è richiamata Euridice. Indietro ritorna Euridice. Impossibile intendere Orfeo e Euridice come personaggi, reduci dal cast dei filosofi romantici e idealisti. Impossibile un Orfeo che anela la fanciulla dei sogni e tenta di salvarla per proseguire i sogni. Dopo Dante sappiamo almeno della donna schermo. Perché dunque, è forse per pudore, che il mito rappresenta Euridice come una fanciulla? Per i greci il pudore avrebbe raccomandato semmai di rappresentarla invece come un fanciullo, il centro della paideia. Oggi, a proposito, pare ormai prossimo il ritorno dei ritorni, il ritorno della paideia. L'istitutore ritorna greco nelle vesti del pedagogo e del pedante e parla da ogni scanno di ministro funzionario. E il set della politica introduce e accetta ormai nel suo consesso il pederasta. Ricostituiti i tre quarti della paideia con il pedagogo, il pedante e il pederasta, resta ancora da ripristinare l'ultimo tassello, il pedofilo. Citazione, l'incontro non è fra due persone, ma nell'intervallo della combinazione del corpo e della scena. Orfeo e Euridice non rappresentano il dramma di due persone, talché risulta quasi uno shock come si conclude il brano, con una formula enigmatica. Chi si vede
si perde. Appunto, Orfeo, volto con la testa all'indietro a cercare il Eurydice, il ricordo, la memoria selettiva, l'altro nome dell'occhio per occhio. Orfeo perde Eurydice e non bisogna perderla. Chi si vede si perde. Piera Olagnier, sempre citazione, Piera Olagnier ha compiuto tutta una costruzione intorno all'incontro, assunto da una problematica metafisica nel rapporto fra il corpo e la psiche. Sempre la citazione, ecco l'incontro. La bocca è il seno, e il seno. Con Piera, fine la citazione, con Piera Olagnier la combinazione del corpo e della scena diviene il rapporto fra il corpo e la psiche. E in breve, l'incontro è assunto da una problematica metafisica, perché rappresenta la psiche, scrivo qui, non più citazione, perché rappresenta la psiche come bocca e il corpo come il seno. Citata così, Piera Olagnier ci consente finalmente di capire qualcosa della metafisica. Una problematica metafisica, dice il testo. La bocca e il seno riportano a una fantasmatica materna e riconducono la metafisica, cioè Aristotele, alla maieutica, cioè Socrate stesso. Per andare oltre l'incontro dei due all'inferno, passato ormai in commedia, basta Saussure, citazione. Ferdinand de Saussure dice di un incontro misterioso. Se fait en quelque sorte mystérieux entre des masses amorphes. Sempre citazione, è precisa, fra due nebulose d'incontro. La nebulosa del pensiero e la nebulosa dei significanti. Questa citazione, come si vede, sottrae l'incontro al dramma sacro a due. Ma confrontiamo come già Schreber si dibatta in altri incontri. Da una conferenza del 1980, dalla parabola alla cifra, citazione. Per il delirio di Schreber la questione sembra quella del tempo, quella di una non simultaneità, di una non intersezione fra condensazione e spostamento. Sta qui la meraviglia. Come si produce questa non simultaneità dei due bordi del linguaggio? Sempre citazione, sono Senats President e faccio lo Schreber. Spariscono dunque definitivamente i due personaggi in cerca di autore. E a noi che cosa resta? Per articolare appena l'enunciato di quella conferenza, che chi scriveva, attribuiva a Schreber, e che resta tutt'oggi un enigma, possiamo tentarne la parodia. Sono Orfeo e faccio l'Euridice. La vita non ritorna, non è reversibile. Altra citazione, fra la rimozione e la resistenza, fa Urverdrängung e Resistenz, l'intervallo, la funzione di altro, l'incontro. Letta in un certo modo, questa frase sembra dire che la funzione di altro è l'incontro. Citazione, la contingenza, ancora l'incontro. Ma contingenza non è contatto, citazione, l'incontro è senza contatto, ma forse è un tatto senza contaminazione, un tatto intangente. Non è senza logica che in Italia si sia immolata un'intera classe politica per purificare la tangente. Bene, allora consegni lunedì, domani consegno.
che abbiamo concluso il secondo volume della cifrematica, numero 2, adesso quindi questo è il numero 3. Quindi il numero 2 esce in settembre, il numero 3 è prima del congresso. Allora, Elisabetta Costa. Oggi? Oggi? Ah, venerdì. La lezione. Ah, ma io com'è che l'ho visto già questo? Forse è venuto attraverso internet? No. No. Il segretario non c'è. Ah, ecco. Bene, bene. Lezione di diplomazia. Uscito il giorno 3/8/2007 nel celebre giornale che si chiama La Prealpina. E qui in Brianza è importantissimo, quindi bene, una dormesso. Allora, leggendo La nostra salute di Armando Verdiglione, da qualche nota per Trieste, citazione. L'oggetto non è perso, è sempre in perdita. E il dolus, citazione, il lutto non è per qualcosa che è stato, per qualcosa che è morto, è per qualcosa che è immortale. Il padre, il nome, lo zero. Dice la cugina da parte di madre, non ho perso il padre e non ho perso il figlio. Ironia della sorte, anche se l'inquisitore direbbe che in realtà mi sbaglio e lo psichiatra affermerebbe che in verità mi appiglio a un fantasma per non accettare la morte. Citazione. Dolus, il lutto per ciò che non è mai stato e che si distingue dal dolor. La malinconia e la mania riguardano l'idea dello specchio e l'idea dello sguardo. Citazione, l'idea che nessuno di noi ha. È impossibile avere l'idea dello sguardo, l'idea dell'io, l'idea del punto di distrazione, del punto di fuga. Fine citazione. È impossibile avere l'idea del corpo, il proprio corpo, il corpo ideale, né l'idea della scena, magari la scena primaria, la scena ideale, se non al prezzo della vita. Soltanto togliendo l'aria, la leggerezza, il pleonasmo, l'ossimoro, l'apertura, l'integrità, il viaggio, tutto, ogni cosa significherebbe, e questa sarebbe l'anoressia mentale. La rappresentazione che fanno le anoressiche non è ancora l'anoressia mentale, perché l'ideale resta irraggiungibile. Se esistesse l'inferno, sarebbe il tentativo di rappresentare l'ideale, di incarnarlo. La rappresentazione dell'idea nella credenza del figlio pazzo o l'incarnazione dell'idea nell'immaginazione del figlio mostro. L'anoressia mentale è la reductio ad unum, l'androgeno con cui si minaccia ogni professione e con cui si brandisce ogni confessione. Dalla reductio ad unum provengono la riduzione in pristino e la guarigione come ritorno. Ritorno a uno stato ideale di salute, varianti del discorso giudiziario e del discorso penitenziario. Citazione. Che cos'è la malattia mentale? È il tempo senza la carità. E come sarebbe bello se lo psichiatra, invece di dire a un cliente che ha la serotonina bassa o che gli manca il litio, come potrebbe dire che gli manca un venerdì, gli dicesse, caro signore, le manca un po' di carità. E dove posso trovare la carità? Chiederebbe allora il cliente dello psichiatra. La carità si trova nel giardino del tempo. Ne prenda pure, ne prenda e ne lasci, non si preoccupi. Suggerirebbe allora lo psichiatra al suo cliente impaziente.
Poi, da nonostante la tranquillità, la forza, mentre ancora è oltre, citazione. Allora siamo qui, qualcosa non va, questo sì, ma importante è non dire che cosa, perché se incominciamo a dire ecco che cosa non va, diciamo che è Giacomino che non va, oppure che è questa cosa qui, e allora è il fatto. Ecco il fatto che non va, il fatto che non funziona, e abbiamo subito la riproduzione economica. Ecco, noi assumiamo, padroneggiamo, abbiamo capito, siamo tutti d'accordo che cosa non va, che cosa non funziona. E allora magari diciamo che vogliamo guarire. No. Fine citazione. La salute non è il contrario della malattia. Malattia e salute non fanno ossimoro, come invece vorrebbe la formula del matrimonio religioso e concordatario. Non c'è più malattia con l'analisi, con l'assenza di soluzione. Con l'analisi non c'è più il fatto, non solo il fatto non significa, ma il fatto non c'è più, come la soluzione perché il fatto non sussiste. Con la dissipazione del discorso giudiziario, che si erige nella sua totalità sul fatto, non c'è più malattia. Se c'è il fatto significa, e se significa abbiamo la riproduzione economica del fatto, che è il processo giudiziario e che esige la dimostrazione, e quindi la prestazione e la competenza, che non fanno la prova. Il discorso medico fa la stessa cosa con il protocollo. Il protocollo medico è un processo giudiziario, dove la diagnosi sta al posto del capo di imputazione e l'iter per la guarigione è simile al processo giudiziario, con l'istruttoria, la dimostrazione con le analisi di laboratorio, comparate alla statistica. Statistica che diventa normativa e alla fine la sentenza. Colpevole o innocente? Morto o guarito? Per quale economia sorge un tumore? In assenza del diritto si potrebbe azzardare. Per l'economia di umiltà, di generosità, di indulgenza. Se l'altro sono io, qualcosa si gonfia. L'autonomia dell'io, una volta effettuata la reductio ad unum, effettua l'io uno. L'io uno e senza l'altro diventa l'io autonomo, in assenza di auctoritas e senza diritto. L'io uno sarebbe l'io nato, credendo che la nascita sia un fatto, magari il fatto fondamentale, anziché il risultato di un processo, un evento, come effetto pragmatico. L'io non è nato e non è morto, non è mai fatto. Fatto l'io, l'autonomia ne fa la riproduzione economica, la norma, il luogo ideale del logos, il fatto fondamentale, l'inizio di tutto, il Big Bang. La norma non è che un'ipertrofia, un'abnorma più che la supernorma. Da che gioia, citazione, ciascun mattino come fare capitale? Quanti si alzano la mattina con questa domanda? Da il rischio, citazione. Chi è in grado di considerare la cosiddetta malattia non come brutto segno? E chi è in grado di considerare la cosiddetta insolvenza non come brutto segno? O la crisi di liquidità? O la tensione finanziaria? Se c'è tensione, c'è finanza. Rispondere all'istanza di conclusione con l'economia conduce all'esplosione geometrica e o all'implosione algebrica. Citazione. Il miracolo, ciò che sta oltre la mira, è in ciò che accade per via dell'incontro. Fine citazione. Nessuna donna è bella senza la verità. La severità toglie l'incontro per sfuggire alla prova. La bella in viaggio impreziosisce la favola. E l'arcibella sta attenta alla piega che prende il racconto, per non lasciarsi sfuggire l'occasione di riso. L'arcibella, elegante e sorridente, all'ora di pranzo si siede al ristorante. Maître, gentilmente, incomincerei con l'aneddoto soufflé in salsa di distici. Proseguirei poi con una novella alla brace e magari due brevi sonetti al gratin, tanto per assaggiare. Il saggio spadellato con giambi al vapore oggi no, mi tengo leggera.
Il romanzo al forno è fresco? Meglio di no, la prossima volta. Per concludere, per favore, mi porti un poemetto glacé, due ritornelli soltanto, il tutto accompagnato da una leggera serenata per chitarra, non frizzante, mi raccomando. Eh sì, meglio del concerto per pianoforte barricato, troppo profumato. Con il caffè ci vuole proprio un assortiment di aforismi, con un assolo di clarinetto mignon. Mentre aspettiamo, un paio di cronache croccanti ce le porta? Citazione. Chi rischia vende, rende, intende, riesce. Solo il rischio è prudente. Potrebbe diventare lo slogan di una compagnia assicurativa speciale, oppure il suggerimento per una vita lunga e in salute. Certo è che coloro che si attengono alla cifrematica hanno una vita intellettuale che conferisce una marcia in più, forse una vita in più. Dà il gusto della salute. Il matricidio si esercita nell'idea standard, anche nel peso ideale, e il gusto diviene antisessuale, antitemporale, antipragmatico. Entra nella competizione con se stessi, inseguendo l'ideale. Fine citazione. Com'è sgradevole stare a tavola con persone che non mangiano. C'è qualcosa di ingeneroso. Un conto è se c'è una questione di salute, ma in genere chi ha una questione di salute ha l'umiltà di nutrirsi, per la disperazione estrema. Invece molte persone, apparentemente sane, mascherano da selezione rigorosa la propria schizza, che non è altro se non la paura di uscire dall'idea standard, di essere esclusi dal rapporto sociale. Poi c'è la religione di lasciare ad ogni costo qualcosa nel piatto, perché gli altri non pensino che si abbia fame. Così, come l'altra faccia di questa religione, finire tutto per non sprecare, magari in nome dei bambini del terzo mondo, lo slogan con cui le mamme del boom italiano si lavavano la coscienza e risparmiavano in pattumiera. Queste religioni sono tossiche per il dispositivo alimentare, perché il gusto è pragmatico e temporale, allergico alle imposizioni. Il regime alimentare è il regime dei regimi. A Mauthausen avevano tutti il BMI, il cosiddetto indice di massa corporea, molto basso, e anche a San Vittore ne sanno qualcosa. La questione è che nella vita intellettuale ciascun elemento non va da sé e implica un ragionamento. Un ragionamento che non è fatto una volta per tutte, ma che si affina mano a mano che si aggiungono nuove acquisizioni. È anche per questo motivo che nella vita intellettuale la vecchiaia non c'è. Non c'è l'età, se non come fase del viaggio, se non come capitolo del libro della memoria. Citazione. Senza la fiaba, niente sanità. Questa è la lezione del Mediterraneo. E senza la fabula e senza la saga, niente salute. La salute è il frutto della scrittura narrativa. Fine citazione. Questo itinerario vale molto di più di qualsiasi psicanalisi. La nota cugina si ricorda di aver girato in tondo finché non si è imbattuta nel Mediterraneo, nella Magna Grecia addirittura, che l'ha subito provvista di una fiaba. Una fiaba che diveniva sempre più grande, sempre più fiaba. Talmente grande e talmente fiaba che a un certo punto è diventata una favola ed è approdata la pubblicazione sul Secondo Rinascimento. Accanto le poesie, queste sì sono necessarie, occorrono. Citazione. Il gusto è l'altra faccia dell'immunità. Fine citazione. E non va senza il lusso e senza la finanza. Chi si tiene lontano dalla finanza si preclude il lusso. È facile all'invidia e al pettegolezzo e sta agli antipodi della solidarietà. Dà la sessualità, la finanza e la salute. Citazione. Nessun ricordo è vero. Nessun ricordo trae con sé la valutazione. In effetti è il ricordo di oggi. E ancora. La famiglia è la traccia, ma non del passato. E non è la parentela, è la traccia della vita. Non c'è statuto di padre, né statuto di figlio, e nemmeno statuto dello spirito, ma funzione. Funzione di zero, funzione di uno, funzione di altro. Questa è la via per non avere nessun rapporto con se stessi.
Il rapporto con se stessi si fonda sul fantasma di morte. Fine citazione. Non c'è ricordo del padre, non c'è ricordo del figlio, non c'è ricordo di sé né ricordo dell'altro. E questo è un grande vantaggio, anche perché manda in pensione non solo la psichiatria e la psicanalisi, ma anche la patologia. Chi soffre di una patologia soffre di un ricordo e sta in un rapporto con se stesso. Il discorso medico supporta e garantisce questo rapporto, lo salda, in modo che da un lato il medico non rischi, nel rispetto del giuramento di Ippocrate, si garantisca così la neutralità e quindi la salvezza, e dall'altro lato il malato diventi paziente. L'Alzheimer fa una parodia di questo, del presunto rapporto con se stessi. Citazione. La ginnastica è proprio del dispositivo sessuale. Questa è la ginnastica intellettuale, quella che può giungere alla gioia del ritmo. La necessità pragmatica è la necessità della ginnastica. Fine della citazione. Una particolarità del modo dello studio professionale è stata sempre, fin da quando è sorto, quella di attenersi al ritmo. Mi ricordo che all'inizio la questione era come instaurare il ritmo ed è la questione dell'avviamento di ciascuna attività nuova. Come si instaura il ritmo? Facendo secondo l'occorrenza, senza risparmio, così si instaura il ritmo. Leggendo e scrivendo, pensando, organizzando, azzardando, intraprendendo. La prima cosa che gli psicofarmaci tolgono è la lettura. Chi prende psicofarmaci non legge più. E allora il ritmo non c'è più. Il ritmo non è fare ogni giorno le stesse cose. Il ritmo viene dall'ascolto e dall'elasticità con cui ciascuno obbedisce alle cose che ascolta. Elasticità e non interpretazione, perché l'interpretazione è sempre a favore del più debole. Nell'interpretazione c'è la debolezza. Nella lettura c'è la forza. La lettura procede dalla forza. Citazione. Corpo e scena. L'equilibrio. Ciò da cui le cose procedono. Il 2 si conferma nel risultato, ovvero nella cifra. Fine della citazione. L'equilibrio della bilancia è diventato il simbolo della giustizia. La bilancia non toglie la simmetria, l'improporzione e la separazione. In breve, l'equilibrio non è pareggiare i conti, non è la legge del taglione, come invece certe norme suggeriscono. Studiando il diritto civile ci si imbatte nella questione che ogni diritto corrisponde a un obbligo. Se per obbligo intendiamo il legame, la relazione, allora sì, il diritto procede dalla relazione. Ma se l'obbligo è invece l'adempimento di un dovere, allora non si tratta di diritto, ma di una forma di godimento. L'obbligo dei cittadini di rispettare la proprietà privata permette il godimento, il dispendio del bene da parte del proprietario. Comunemente quello del proprietario viene chiamato diritto, il diritto di proprietà. Ma il diritto procede dalla proprietà intellettuale e va verso la qualità. Dall'affare, una questione di salute, la lacuna. Citazione. La giornata nella sua integrità è la giornata senza durata. È la giornata in cui ciascun istante è eterno. Fine citazione. Che fatica quando i collaboratori lasciano lo studio la sera senza aver concluso le cose che avevano da concludere. Non dicono mai che è una questione di orario, ma accampano impegni assurdi e poco credibili per uscire ogni sera alla stessa ora. Io non sono contraria, lo possono fare, ma se hanno concluso il lavoro di quel giorno. Alcune volte mi sono chiesta se forse c'era talmente tanto da fare che non era proprio possibile concludere, ma molto raramente è così. La maggior parte delle volte è proprio una questione di abitudine. Occorre aver compiuto una parte del viaggio per diventare giovani. Citazione. Il fantasma materno è l'idea che ognuno ha, anche quando non si rende conto di avere, dell'ostacolo. Fine citazione. Per una fanciulla occidentale, una delle fregature più frequenti è fare una dieta dimagrante. Lo impone l'idea standard, così il grasso viene creduto il nemico, l'ostacolo. Non ci sono diete, rubriche, consigli medici per ingrassare. Ci sono solo pubblicazioni per dimagrire. Eppure il grasso serve per la produzione e la veicolazione degli ormoni, ad esempio, che hanno un'importanza enorme per il metabolismo,
del quale ancora non si sa nulla. Il grasso non è il nemico, il mostro, il killer. Adipe viene da Leifa, unguento, l'olio usato dagli atleti per la lotta. Citazione. La lacuna al suo assioma, che è l'assioma del pleonasmo, e al suo teorema, che è il teorema dell'incompleto. Fine citazione. Senza la lacuna non ci sarebbe l'opera d'arte, non ci sarebbe l'opera. La completezza non è una caratteristica dell'opera. L'opera è in viaggio, anche nel caso che l'opera sia un ragionamento, un metodo, un modo nuovo di fare una cosa, non soltanto il libro, l'opera d'arte, l'università. Citazione. Se l'ostacolo è assoluto, qualsiasi cosa si presenti come ostacolo vale meno di una smorfia, oppure vale una smorfia, quella che riporta l'ironia. Fine citazione. Gli psichiatri, invece di farsi un baffo dei loro clienti, potrebbero almeno avere l'umiltà di fare una smorfia, anche bipolare, se è il caso. Dall'incontro il guadagno. Citazione. La politica e la diplomazia sono indispensabili per il guadagno. Fine citazione. Già Leonardo ha dato questa testimonianza nelle sue lettere all'arciduca di Milano, per esempio. Anche Jean d'Ormesson ha raccontato come la diplomazia sia stata essenziale per il suo itinerario. Vale per ciascuno. Senza diplomazia, anche un tecnico abilissimo avrà molti problemi rispetto al pagamento, sia nel ricevere che nel dare. Anche una società che fornisca ottimi prodotti, beni o servizi avrà insoluti alti se non ci sono la diplomazia e la politica. Può accadere che occorra a un certo punto l'intervento di un avvocato. Occorre scegliere l'avvocato giusto. L'avvocato litigioso non fa l'interesse del cliente, credendo che instaurare una lite faccia il suo di interesse. Occorre l'avvocato che si avvalga della diplomazia e concordare con lui la politica per quel caso. Quanti processi non sarebbero neppure incominciati se gli avvocati avessero usato la lingua diplomatica anziché la lingua dei litiganti? Migliaia di processi. E nel diritto di famiglia la diplomazia vale ancora di più. E a torto alcuni invocano l'avvocato giustiziere, perché quel modo di affrontare i problemi è lo stesso che hanno usato le parti fino a quel momento, il familiarismo, la lingua della vendetta, tanto cara ai tribunali. Dalla solitudine la via privata alla salute. Citazione. Oggettuale la solitudine, ostacolo contro qualsiasi idea che ognuno abbia di sé. E più avanti, impossibile idearsi. Impossibile farsi oggetto, impossibile farsi Dio. Come rimedio all'impossibilità di farsi oggetto, la nevrosi. Come rimedio all'impossibilità di farsi Dio, la psicosi. Solo con il ricordo, però, perché non c'è memoria della nevrosi o della psicosi. Non c'è memoria del discorso come causa. Ancora, citazione. L'automatismo. La cellula è infamiliare. Fine citazione. Quando nasce un bambino, per dir così, entra nella famiglia, ma perché già procede dalla famiglia. Un bambino non ha la famiglia davanti a sé, magari la famiglia unita o la famiglia d'origine. La famiglia sta alle spalle anche di un bambino appena nato. Citazione. Il corpo e la scena non dipendono dall'idea che io ne ho. Fine citazione. E per fortuna, e neppure per ulteriore fortuna, dall'idea che ne hanno taluni medici. Citazione. Come fare in modo che la nostra vita sia del tutto estranea all'idea che noi abbiamo di noi stessi? Come fare in modo di sfatare ogni idea di noi stessi, ogni idea del nostro corpo, ogni idea della nostra scena, ogni idea della nostra salute? Questo è il gesto della cifrematica. Fine citazione. Il gesto è una proprietà del diritto e approda all'opera. Forse il gesto che procede al diritto è già opera. Non possiamo pensare all'opera solo come qualcosa di visibile. Anche il gesto è opera, come accade nell'orchestra. Dalla guarigione, citazione, nulla è più come prima. Non c'è più il prima, non c'è mai stato il prima. Fine della citazione. Perciò la priorità è cardinale, non è ordinale, come invece pensa la religione dell'ultimo momento. La priorità è pragmatica e attiene al ritmo e al lusso della giornata. Citazione. Come non rappresentarsi?
Come non idearsi è il gesto della cifra mastica, come non rappresentarsi è il compito della salute, il compito della qualità. Sto per concludere. Da come vivere in salute nell'era della cifra mastica. Citazione. Chi senza posa né posizione si trova nella ricerca e nell'impresa ha la chance di divenire cifra. Nella cifrematica nessuno è allievo, nessuno è maestro, se dà per acquisito un solo elemento della ricerca o dell'impresa, in modo che non ci sia più per quell'elemento ricerca e impresa. Non si presta la cifrematica a essere accolta nei termini dell'accettazione o del rifiuto, perché non soltanto nulla è dato per scontato, ma nulla è dato. Fine citazione. E questo, oltre che un'ipotesi pragmatica, è anche un'indicazione precisa rispetto al ritmo. Citazione. Ciascuno è in prova assoluta. Ricordo una volta in cui c'era una difficoltà che pareva estrema e io dissi al professore, mi ha buttato nella piscina per insegnarmi a nuotare, e lui mi rispose, ma io pure sono nella piscina. E valga per l'avvenire di questo movimento, del nostro movimento, l'ultima cosa che ho sottolineato nel libro. Il dispositivo della vittoria è anzitutto il dispositivo della vendita. Vale. Libro La nostra salute, Armando Verdiglione non smentisce, semmai mantiene e rilancia, definizioni, cifremi, istanze emerse nei congressi quali cura e la salute, ma non accettando di farsi allievo di se stesso, percorre altre vie della ricerca e della scrittura, indagando questioni non elaborate precedentemente e giungendo a acquisizioni nuove. In questi anni la sua ricerca aveva provato che le ideologie che considerano la salute uno stato ideale del corpo o dell'anima, o una condizione di benessere, o l'assenza di malattia, o la salvezza dal male, restano nell'ontologia o nel discorso occidentale come discorso della morte. Partendo da qualcosa di acquisito da mantenere esorcisticamente o di originale che si possa perdere o riacquistare, con queste ideologie la malattia si mentalizza, il corpo si sostantifica, la salute è la morte minima necessaria. La vita risulta sopravvivenza, senza qualità che non sia ordinale, quantità che non sia ordinale, ma soprattutto senza qualità, giungendo a definire la salute come istanza di qualità, definizione che qui conferma. La salute non è più legata a una vita nell'ontologia, ma alla vita come processo di valorizzazione. Quanto la valorizzazione non debba all'identità e all'origine, dunque come la salute esiga l'itinerario intellettuale, è sottolineato in questo libro quando la salute è definita, per la prima volta, la bussola della nostra vita, nel capitolo La gioia, quando parla di strada e di rotta. Qui la parola route fa da ponte tra strada e rotta, per distinguere subito tra la strada, che è a strati, che non è piana, che procedendo dall'apertura ammette lo squarcio, e la route, che mantiene riferimento alla rottura, alla rotta come disfatta. Nel discorso occidentale come discorso della morte, la strada della salute implica la possibilità di scegliere la rotta, la buona o la cattiva strada. È una strada che dipende dalla paura, dunque si costituisce come linea, con le sue alternative,
con le sue forche e biforcazioni, tra cui scegliere. A causa della paura, ogni scelta è scelta obbligata, per cui ogni strada scelta è strada obbligata dalla paura. E in questo caso la bussola sarebbe lo strumento che ci consentirebbe di scegliere la via obbligata, cioè la via della salute come salvezza. Ma la strada, scrive Armando Verdiglione a pagina 54, è la strada della parola, narrativa, immemoriale. E sottolinea che, non essendo la parola correggibile, disciplinare, regolamentabile, non può divenire routine. La bussola che questa strada esige, allora, è la salute come istanza intellettuale, mentre routine, che è la strada circolare e senza parola, esige la bussola mentale, la bussola della mentalità, la bussola della nobile menzogna, la genealogia come bussola perché ciascuno non esca dal seminato. E scrive a pagina 85, la bussola, la salute, il dispositivo della bussola o della salute è il cervello, ma rispetto al gusto della salute, anzitutto l'ipotesi, l'abduzione, senza cui mai si instaurerà la bussola, cioè l'istanza. Non è la rotta la bussola, ma l'istanza del valore intellettuale, della qualità della vita. Questa è la salute, l'istanza della qualità della vita. È ciò che il discorso medico ignora. La questione è che, secondo Verdiglione, questo discorso, in particolare negli ospedali e le case di cura, ha come bussola l'idea della pena, non della salute. E anche altrove scriveva che la medicina risulta penitenziaria, perché per essa la malattia è la pena. È infatti il segno dell'umano, dell'umanità come mortalità, dunque della morte come pena. Chi da Platone in poi non ha considerato la vita come pena? Chi innanzi alla malattia non la patisce, appunto, non la subisce come pena? Con tante varianti, chi come pena, per purificare la vita come pena, in attesa della morte e di quel che c'è dopo. Chi come pena, perché sarebbe il primo passo della morte come pena. Il discorso medico è penitenziario perché ci aiuta a orientarci nella pena e verso la pena, ci assiste in una vita fatta di espiazione e di esorcismi. Non a caso è chiamato, anche recentemente, a offrire un supporto a quel laicismo che mira più alla qualità della morte che a quella della vita. La salute esige un intervento in direzione del valore della vita, non della morte. Rispetto al valore, la bussola non è una ricetta, ma un'istanza. Le cose non stanno, tantomeno così. L'istanza partecipa del viaggio, esige la direzione, dove nulla è dato né scontato. Per questo la salute non è un dato né è scontata. Citazione, pagina 84. A cosa attiene l'istanza? L'istanza attiene alla domanda. Fine citazione. La salute non può esserci data, sarebbe a sua volta la pena. L'istanza è pulsionale e pragmatica. Procede dal due e non dall'unità e esige il fare. Trae dalla domanda la sua intellettualità e si rivolge alla cifra, al valore assoluto. Per questo non c'è domanda di guarigione, anche se c'è chi si avvale di questo significante per formularla. Esigere che la salute sia un'istanza e non sia un dato, cioè non dia per scontata la morte, è essenziale in questo libro per definire in modo nuovo la guarigione, cioè come cifrema. Letteralmente pagina 60, 160. La guarigione, quando la salute non è un dato, quando non viene data per scontata la morte, quando il corpo e la scena si combinano nella cifra, è proprietà intellettuale. Fine citazione. Questo è un avanzamento compiuto da questo libro, che dedica un intero capitolo alla guarigione. Questo termine era intervenuto raramente negli scritti di Verdiglione. Solo in una conferenza del 5 e del 7 99 lo definiva il cammino artistico stesso, dopo aver precisato, citazione, non abbiamo difficoltà a cogliere il termine guarigione, purché discutiamo in quale accezione. E ora in questo libro distingue due accezioni.
la guarigione come concetto e la guarigione come cifrema. Come concetto è liberazione, restitutio in pristinum, vittoria dell'organismo sul corpo, ritorno al benessere, allo stare bene, al colmo dell'economia della sofferenza. È un concetto